Benvenuti al circuito cittadino di Jeddah, dove ragazzi, è palpabile al punto ci siete? Vedere un weekend di Formula 2 scoppiettante qui in amici, non posso assolutamente giocare online a questo gioco. Mi ha fatto errore di sistema, mi ha buttato fuori, ma ha chiuso la live. Quindi Sharder, se sei in live in questo momento, non gioco più online. Ciao StreamElement. Mi butta giù tutte le medie, mi fa su un casino quando succedono queste cose, raga. E non va bene, non va bene. Mi chiude le live, è un bordello. Sharder, ci sei? Ciao StreamElement. Qui con me c'è di nuovo Davide Valsecchi. Andrea, ci sei? Campione della GP2. Lord, cosa passa per la testa di questi giovani piloti? Finalmente ci siete, raga? Qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Ecco, ci sei Marco? Allora, Andrea, ha fatto errore di sistema quello che mandi a loro, sai, il report, mi ha chiuso tutto il gioco. E ciao Manuel, grandissimo Manuel! E no, e basta, non voglio neanche più provare l'online di questo gioco finché non lo sistema. Ciao amici, gara difficile. Sharder, non voglio più provarlo online. Mi butta giù tutte le medie, faccio un casino quando succedono queste cose, perché mi chiude la live e me ne apre un'altra. E mi butta giù tutte le medie di brutto, cioè faccio una fatica a tirarle su per poi fare queste cose. Non voglio più giocare online a questo gioco. Scusate ragazzi, ma non... Finché non sistemano non gioco più online, solo offline. Sì, eh? Hai visto che stronzi? Sì. Sì, Lord, non funziona bene ancora i server di questo gioco. Frizzano, bloccano le... Sì. Sì. Sì, amico mio, mi spiace. Per giocare con te subito, ma no, purtroppo non va bene. Eccoci qui ragazzi, allora, sono dei pezzi di me, buttano fuori, eh? Andrea? Altro che GT, lì non c'è la sportività. Sì, no, allora ti dico la verità, Sharder, ti ricordi quella sera all'inizio che mi ero arrabbiato un po' col gioco? Perché sinceramente non è la prima volta che lo fanno, Se funziona online, sì, qualche sera si può fare anche assetto corsa, sempre però che devo provare... Sempre che devo provare a fare l'oro, amico mio, perché le tre sub mi farebbero molto comodo. Allora, Formula 1, ragazzi, è successa ancora per l'ennesima volta una cosa brutta. Si è chiuso il gioco addirittura stasera e quindi non lo voglio più provare. Per il resto della gara. Grande Lord. Lucas! Amigo mio, come estás? Oh! Scemuniti. Ok Lord, tranquillo. Quello che riesci. Grande Luca. Beh, io fino alle 11 ci sono, Shard. Dipende da te quanto tempo ci mette a mangiare. Porca miseria ragazzi, questa Arabia Saudita è veramente tosta per me. Ma come si mette lo stronzo per non farmi passare? Ciao Lucas!
Ciao ciao Sciarderino. Capo sono. Vai, ciao ciao. Buon preda. Oh no, 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 no. Avete visto cosa ha combinato stu strunz? No, dai. Non me. Ai ai ai, avvertimento. Avvertimento collisione. Ciao Lucas, buona live su Predators. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Ben va che stronzi. Ruota ruota. Porca loca, porca ruota. Dai. No, come l'ho fatta sta curva, raga? E questa? Io non ricordo di aver mai fatto sta gara. Quale, quale? No, 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 no. Quale? Io sto aspettando God of War che ci sia il preordine, amico Lord, e lo compro subito. Ma quello sulla Xbox non mi ricordo, che cos'è che deve uscire? Plague Tale of Requiem, quello lì. Beh, io lo scarico, perché a me piace. Ehi amici, Peppa Pig. Com'è che era l'amore la canzone di Peppa Pig? Ah no, non si può fare la canzone, non si può, copyright. Mi banano per la canzone di Peppa Pig, mi incazzo. Sì sì, ho visto Lore che usciva. Infatti ho detto il gioco dell'anno, stavo dicendo, ma cos'è che esce? Starfield mi sono perso, Forza Motorsport 8, Age of Empire finalmente lo fanno per console. Beh papi, siamo pronti. Allora, probabilmente lo porterò come video di YouTube. In live credo proprio di no, amico mio. Questa pista devo impararla, eh. In live su Twitch penso proprio di no. Però nulla. Nulla è detto, eh. Potrebbe essere un gioco divertente, ma adesso poi accendo la Xbox e lo scarico, perché ragazzi io ho anche Xbox Series X, Lord lo sa, abbiamo fatto il pass per 3 anni, grande Lord. Qua era, qua dovevo accelerare, raga, eh. Non la conosco proprio sta pista.
Eh sì, amico mio, ma sai come ti cadono le medie se sbagli in una live? È tosto, eh? Ne basta una per buttare giù un mese di fatica. Infatti, se vedi, sto facendo anche un po' fatica a portare Warzone e anche... stai streamando anche tu adesso, sai com'è la storia. Porca loca. C'è un po' d'acqua frizzante, amore, chiudo. Qui scorre, raga, scorre la pista. Quei guardrail attaccati così alle gomme si capisce e si percepisce molto più velocemente, molto di più la velocità, eh. Beh, che dire, la partenza schifosissima, la gara bellissima. Eh sì, hai ragione. Splendida vittoria per il Team Trident oggi. Davide, qual è stato il segreto di questa vittoria? Amo questo sport. La vittoria di oggi è figlia di un dominio assoluto, di una totale fiducia nei propri mezzi e di una strategia cristallina. Ha dimostrato una conoscenza approfondita del tracciato che ha sfruttato per aggredire le curve più insidiose e accrescere il proprio vantaggio sui piloti meno esperti. Credo proprio che di questa gara si parlerà molto a lungo. È il momento che tutti aspettavamo per uno dei modi più sorprendenti degli ultimi tempi. Vittoria eccezionale per la Trident. La scuderia ha compiuto passi da gigante in Formula 2 e oggi ha dimostrato non solo di poter competere ad armi pari, ma anche di poter puntare in alto. Anche di più. Ok, andiamo immediatamente a vedere gli highlights. Penso che non ce ne molti, eh. Che bordello la partenza. Un bel po' che non porto niente in live. Ma non sono in vena di essere in live sti giorni. Se riesco appena posso devo portare c'è scritto di più. O qualche titolo Pokémon o un vecchio GDR molto simpatico. Eh sì, è vero. Allora, per fare le live bisogna anche essere in giornata, ti dico la verità. Però, amico mio, se sei un po' stanco una roba o un'altra, Bard Tail RPG. Non lo conosco, Bard's Tail. Potresti portarlo, ti vengo a vedere. È vero.
Ok, avanziamo, avanziamo. Carriera tutto spiano. Ok, la prossima è Abu Dhabi, Budi Babi. Tentativo unico ad Abu, Abu Babi. Oh! Che pista, perché l'asfalto è così schifoso? C'è la sabbia, c'è la melma, c'è la fangazza. Ciao Gianmarco! Allora, ho una brutta... Ah, ok. Potresti farlo. Se lo porti me lo dici che ti vengo a vedere, amico mio. Gianmarco, una bella notizia, porca loca. E una brutta notizia, quale vuoi sapere? Sì, entrambe sì, ma quale prima? E sentiamo Gianmarco cosa vuole sapere. Non gioco online. E tu mi dirai perché Marco Drums Games non giochi online, giusto? Te lo stai chiedendo perché ho fatto porca loca. Ma come ho frenato? Ho frenato un po' troppo. Allora, praticamente 4 volte che provo a giocare online con sto gioco di merda. Scusate, scusate. Ciao, ciao Lord. Dai, dai. Notte, amico mio. Ciao bello. E 4 volte che mi chiude la live a metà e mi fa problemi. Adesso ero prima che stavo giocando con Sharder e mi ha buttato giù la live. Ho dovuto riaprirla, quindi con mi ha buttato giù tutti. Sì, assolutamente Gianmarco. Mi ha buttato giù la live, mi ha buttato giù tutte le statistiche di Twitch. Tutto il lavoro di una settimana e di domenica che c'erano 200 persone è andato in quel paese e quindi non voglio più fare l'online finché non sistemano. Non è che non voglio giocare con voi, a Gran Turismo giochiamo subito. Qua purtroppo non voglio più giocare perché 3 volte o 4 che provo a farlo online col Sharder e gli altri e 3-4 volte che mi chiude, mi blocca la console, è un disastro amico mio. La griglia di partenza della gara di domani è ormai definita, ma prima di salutarci... Allora, griglia di partenza che è una merdazza, Quindi ci divertiamo così, ridiamo, scherziamo, vediamo i tuoi tempi, possiamo confrontarli e fare tutto quello che vogliamo, ma online, mentre faccio la live, no. Mi spiace, amico mio, anche perché sto giocando praticamente per te stasera. Se no giocavo a Gran Turismo 7, che c'era Andrea che mi doveva... dare una mano a fare la pista, che forse domani Andrea non c'è e avrei spostato Formula 1 domani, no? Invece ho proprio voluto fare questa live per giocare con te, ma purtroppo quando succedono queste cose io mi incavolo, perché è assurdo che un gioco pruri, cioè non è il primo che fanno di Formula 1. Anche l'anno scorso c'era, l'online funzionava bene. La bella è che... la bella notizia, inventiamone una bella perché volevo dire solo la brutta, però mi è venuta fuori anche la bella e la brutta. La bella è che sto vincendo con la Trident. Che è sta macchina qua. Che è un po' una merda, però ci sta. Scaldiamo le gomme. Oppure come notizia bella può essere che porterò God of War sul canale. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, God of War in day one sul canale di Marco Drums, amici, sì? Ma dai, ma che cretini sti qui, ma che balle che ne ho io, eh.
sto cercando di correre senza gli aiuti della pista, raga, solo vedendo la pista e correndo e basta, eh? Vediamo se riesco. La Tesla. Oh, Pitipa! Io dovevo raccordarla, eh. Ho fatto un po'. No, il box! Parola! Stavo entrando in box, raga, incredibile! Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Ciao amici, amiche di Twitch! C'è andato un po', eh? Sono io, la carriera scuderia è questa qui, amico mio, solo che ho cominciato dalla Formula 2, no, non parlare mon. Ho iniziato dalla Formula 2, Gianmarco. Questa è quella della scuderia allora? Carriera pilota, e ve la facciamo, che problema c'è? Possiamo anche cominciare anche quella. Io non so quante gare sono questa qua, volevo finire questa. No pilota. Questa sarà quella scuderia allora. Ma perché cambia? Non l'avevo vista quella pilota e quella carriera, pensavo che era solo una. A parte che non sono tutte le gare questa qua, eh. Dovrei, volevo finirla, poi al massimo cominciamo quella lì, visto che non gioco online. Qui è proprio a cerchiolino, eh? Ah, questa è quella pilota e tu dici di fare quella scuderia, ok? E infatti non mi sembrava che non c'erano la quella per far salire i pezzi, tutta quella parte lì. Sì. Porca! Che cosa succede qua? No, ho sbagliato! Mi sono perso!
Mi sono perso, raga. È un punto lì dove si fa fatica a capire dove andare. E senza lettone. Non tiene neanche più. Beh, lo so, ma voglio imparare senza, amico mio. Ormai faccio le live senza la traiettoria, senza nulla. Se gioco sempre senza, devo prendere i punti di riferimento nei tracciati. E volevo proprio imparare, capito? Perché sennò poi con la traiettoria, quando vai a toglierla, io mi trovo sempre in difficoltà, ti dico la verità. E la traiettoria sì, ti dice quando frenare, ti dice a destra, a sinistra. Per imparare il tracciato è una figata, infatti l'ho sempre usata. Quando non facevo live la traiettoria era sempre proprio. Ho visto che YouTube mi hanno commentato che... Eh sì, mi hanno commentato che è troppo facile andare con tutto e allora il coso me ne sbatto, possono dire tutto quello che vogliono e il controllo trazione... Non ci voglio stare qua a fare cose assurde che c'ho il piede pesante. Sì, lo so, facevo sempre solo curve, a parte dritto non mi serve, però non mi va. Voglio farla così, come Gran Turismo all'inizio usavo la frenata, usavo i cosi lì, poi ho imparato senza e praticamente sto andando forte senza. È proprio una questione di abitudine, Gianmarco. No, mio amore, non puoi parlare qua. Siamo ai festeggiamenti, amici, per una vittoria assolutamente meritata. A volte può sembrare semplice. Mi dai la coprizzante, mo, che devo festeggiare, per piacere, amore mio. Non c'è nessuno, Gianmarco. Oggi è triste. È una live triste. C'era anche stoppata a metà, quindi penso che è quello. Acqua! Giochiamo per noi. Sono state la gestione delle gomme o la strategia. La guida aggressiva e la lotta per le prime posizioni. Gianmarco, c'è una bella notizia. Ho trovato il pettine verde. Si può fare pettinati. Vedi che Zane Boy l'ha fatto. Bevi. Ok, 40 minuti fa, però l'ho fatto adesso. Vai! Grande! Ah, grande, grande Gianmarco! Allora, prima c'era Sharder e è andato a mangiare fuori con gli amici. E c'era Lord e è andato a letto, perché è stanco. C'era Andrea, una volta che si è stoppata la live non è più tornato dentro. È arrivato Uomo Ragno, anche lui dopo la stoppata di live non è più entrata dentro. Passiamo al pilota del gioco. Davide Bassecchi, chi si è distinto dalla Il fuego è entrato dentro dopo la stoppata, per quello che mi scazza tantissimo. Sì, adesso proviamo la scuderia. Intanto sono campione del mondo, Gianmarco! E vai, campione del mondo, vai! Guardalo! Trident! Yeah! Vanno forti anche queste qui, vanno un po' più lente, sono più controllabili che le Formula 1 queste macchinette qua. Aia, che botta. Aia, che botta. Aia, che botta. Guarda! Abbiamo fatto tutto il pezzo così, uno di fianco all'altro. Poi lui, pam, mi viene addosso, guarda, pam, che mi viene addosso. Giro 4, cosa è successo? Oh! Bam, ho sfiorato il muretto, eh. L'ho baciato però. Ho baciato il murettino. Però hai fatto molto bene sto gioco, Gianmarco. Molto bene, ragazzi, grandi. Hai fatto molto bene. Sto
sto portando un sacco di giochi e un sacco di cose sul canale YouTube, Gianmarco. Ti consiglio, se hai un attimo di tempo, andare a vedere, perché sto portando un botto di giochi. Domani porto anche quello del ciclismo. Crea un'identità. Modificare qualsiasi cosa. Inoltre, torneremo qui all'inizio di ogni stagione. Se hai tutto pronto, premi avanza e andiamo al quartier generale ed iniziamo a scalare. Che è questo mobile? Questo mi piace, tutti muti. Questo mi piace. Sì, sì, sì. Fammi fare questo punto che... allora, seleziona. Come faccio ad andare... Avanza. Comincio, però non gioco e facciamo quell'altra. Questa è carriera pilota, eh? Ok. Sarebbe quella del pilota, giusto? Ok, quindi se io torno alla panoramica e schiaccio il tasto, torno ai menu, lui mi farà riprendere da qua la prossima volta. Allora, vediamo dov'è invece quella che dici tu, perché io ne ho vista solo una, sinceramente, ti dico la verità. Questi cazzi di servizi online hanno rotto i coglioni, sto gioco. Ah. Allora, opzioni. F1, questa? No. No. Carriera. Giocatore singolo. Questa è. Dai, sti servizi online. Allora. Ma dov'è, scusami, non... Non capisco. Carriera singolo. Oh Madonna. Pilota scuderia. Ah ok. Quindi io ho fatto pilota, avevo fatto. Adesso faccio scuderia. Con poche risorse la scuderia da prima a faticare per diventare competitiva. Vabbè, facciamo merdosa, dai. Stagione completa, assolutamente. Usa le impostazioni consigliate, diciamo di sì. Ai cazzo, c'è una zanzara. Usa icone, scuderia, carriera. Un'altra abilità che non potrà eliminare le icone carriera. Questi piloti possono essere reclutati soltanto dai giocatori in maniera del tutto opzionale. Che cazzo è sta roba? Usa i campioni. Ah! No! Inizia la carriera con le opzioni. Benvenuto in carriera scuderia. In questa modalità assaporerai l'esperienza Formula 1. Ah, ok, no, no, no. Devo correre io. Per prima cosa scegli il tuo personaggio. Ok. Sono io. Ok. Racing Team. Allora, io devo mettere il nome, però.
numero 78. La mia data di nascita. Ok, ciao ragazzi, il tuo aspetto, casco, ma l'avevo già, ma questo mi piace di più, la tuta, sì, questa è bellissima, quella oro che ho preso, e dovrebbe essere questa anche, mi fa un po' schifo quei guanti qua, vediamo questi, mi piace di più. Posa muti, questa qua che balla tipo scemo, quella col casco, quella col casco quale? Questa qua è quella del casco, eh sì. Ah, è tutto un insieme, dici? Però mi piaceva di più quell'altra. Vabbè, dai, ci sta. Beh, avanti. Ora decidiamo gli aspetti chiave. Diciamo l'aspetto della chiave della tua nuova scuderia. Ok. Ok, cominciamo, allora. Con la cosa più semplice. Il nome. Quale sarà il nome della scuderia? Sì. Allora, Marco Drums Games Racing Team. No, porca loca! Che schifo quando non fanno... Dobbiamo scegliere uno sponsor principale. Marco Drums. Ma porca loca. Devo andare indietro. Dai, smettere di parlare, tipo. Forniranno anche entrate settimanali. Eh sì, per forza, fa troppo schifo. Che deve essere raggiunto dalla squadra. Se riusciremo a soddisfare gli sponsor, ci offriranno. Sì, ho capito, dai, l'avevi già detto. Allora, questa non è male però, Monet Paris, perché le entrate settimanali di bonus aumentano man mano che il livello di fama cresce della scuderia. Ah no, beh, su tutte sono così. Allora, vediamo quella che paga di più. Eco. No, questo. Grande. Questo. Ora abbiamo un budget con cui 4,6. Oh, un budget per lavorare. Abbiamo senza un propulsore. Sì, dai, scegli questo. Avremo bisogno. Ah, dai, mio Dio. Comunque cerchiamo di far rientrare i costi. Dobbiamo ancora investire. Sì, va bene, lo so cos'è un propulsore. Abbiamo Ferrari. Sì. Che ci manca è un mamma mia, mi sta stressando, ti dico la verità. Questi okay. Sono i piloti disponibili che vogliono entrare a far parte della squadra. Ognuno di loro ha le sue forze e debolezze. Allora, andiamo subito sul brasiliano. Tempo per valutare tutte le possibilità. I piloti guadagnano fama in base alle loro prestazioni. Quando un pilota fallo parlare, va? Che m'ha già rotto. Salirà di livello. Più il livello del pilota è alto, più fama guadagnerà per il suo team attuale. Ricorda, facendo salire di livello la scuderia, il flusso delle entrate no. Aumenterà di conseguenza. È ridicolo sta cosa. Più è alta l'esperienza di un pilota, più oh guadagnerai di risorsa da poter spendere sul tuo veicolo. La destrezza indica tutto, la destrezza, ti viene a dire qualche cosa, il rifacimento. Ce n'è l'opportunità. Mi sento solo in live. In live. Fare incidenti o fare errori. Il ritmo indica l'abilità del pilota di segnare tempi sul giro competitivi e veloci. La concentrazione indica lo stato mentale e fisico del pilota in quel momento. Hai ragione, amico mio. Stasera è una somma generale delle abilità del pilota. Stasera si vede che la gente è stanca. Ieri c'erano 240 persone al pomeriggio e oggi siamo in 5. Vabbè, 5 buoni però, eh. Sì, basta parlare, mamma mia. Potrai aggiungere gli sponsor all'auto man mano che Marco Drums Racing, facciamo così. Team. Sembra che la spesa per il motore. Ok, Marco Drums Racing Teams, senza games. Conferma se è tutto ok. Ok, mamma, sta ancora a parlare sto scemonito. Oh, la livrea, vediamo un attimo la livrea. Qui ci doveva essere una personalizzazione incredibile che lo faceva, che lo poteva fare Sharder, eh?
Allora, diciamo che la più figa è questa qua viola. Meglio quella nera. Questa sarebbe come la tuta. Diciamo come la tuta. Aspetta, guarda quindi. Wow, questa ce l'abbiamo al 30 però. No, questa mi piace. Ah, livello 30 del pass. Ci sblocca la livrea leggendaria. E poi abbiamo anche la tuta, eh. Vabbè, dai, vediamo questa che mi piace. Non si può mettere. Infine, dobbiamo dare un'immagine al nostro brand. Logo e colori. No, non l'acquisto, aspetto il 30. Allora, il logo. Non c'ho soldi, Gianmarco. 11 livelli, dai, li facciamo. Vediamo, Marco Drums, non c'è la M. Uno che assomiglia, cioè, che potrebbe assomigliare alla forma del drago. Una forma di drago. Sì, gli emblemi. Ah, Andrea è arrivato, amica mia, che caponata. Qui manca Sharder. Faccio il logo col cuoricino. Dai, non c'è un drago. Vediamo uno bellino, dai. Uno che potrebbe assomigliare. Questo non è male. Puoi modificare lo stile. Questa sembra il Covid. Infatti. Marco, hai provato la carriera su HCC? Mi sta facendo danare. Sì, sono arrivato tipo a metà forse. È tosta, amico mio. Tostissima. Metti. È tosterella, tosterella. È impegnativa, Però ti dico che quando poi ce la fai. Ci sono. Questa? Tipo clessidra? Quella là che assomiglia al televisore. Questo? Sì. Ci sta. E a voglia, sì, sì, sì. Quando poi capisci. Cazzo, perché non c'era un drago? Le gare gli dai paga, dopo è soddisfacente. Però assetto corsa è tosto, ragazzo, Okay. Non hanno messo neanche le lettere, non hanno messo un cazzo. Metti uno, metti le di profilo. No, non puoi spostarla. No, ma giro bene, solo che la mia AMG mi fa cagare. Allora non mettere questo se non li puoi spostare. La tua amata BMW. Sì, ma il cervo, poi la gente si confonde. Si dice, ma come è un drago o un cervo? Ma sì, tanto poi si può cambiare dopo. Cioè, se non li puoi modificare, rosso già pagano. No, però rosso andava bene. Bello rossozzo. Rosso e bianco, mi piace. Ottimo. I cornuti. No! No, aspetta, lo cambiamo subito. No, i cornuti no. Hai ragione. Facciamo questo. Questo mi piaceva in fondo. Anche se è il più bello di tutti, quello del corvo. Però hai ragione, i cornuti. Marco Drums. Questo. Questo non è male. Quello là c'è che sembra. No, questo? Sì. Non è male. Sembra Microsoft, no. Peggio. Questo mi piace. Mi piace infinito e oltre. Ok, adesso vediamo che cosa bisogna fare. Credo che abbiamo dei soldi e bisogna. Esatto. Bello il centro, sti cazzi con l'aghetto, ci sta. Ciao, c'è il Fritzer qua. Benvenuto a un'edizione molto speciale.
speciale di Paddock Pass. Siamo nel quartier generale dell'ultima scuderia approdata in Formula 1 per un'occhiata esclusiva a ciò che apporteranno a questo sport. I personaggi li hanno riciclati tutti, eh. Questa tipa qua stava facendo prima il meccanico, adesso fa la supervisoriatrice. Adesso vediamo quanto mi sta anticatico questo qua. Baston. La stagione 2022 si apre con un cambio di regime volto a provare. Vai il tubozzo di scarico, Nuove aggiunte all'aerodinamica con le forme eleganti delle ali frontali e posteriori, assieme agli impressionanti cerchi da 18 pollici e un basso profilo, in grado di spingere al limite le tecnologie degli pneumatici. Resta solo da chiedersi se questa scuderia saprà cogliere l'opportunità che ha di fronte e guidare la carica contro il resto del paddock. Lo scopriremo prestissimo, visto che la stagione sta per iniziare. Ma prima vediamo la presentazione della vettura e facciamo la conoscenza del proprietario di questa nuovissima scuderia di Formula 1. Tom 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 pom 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 pom. Prima di tutto, grazie per. Ma sono io quello? Oggi è stato emozionante vedere la magia che c'è dietro le quinte. 000 squo. A B S T R K. Mamma mia, è passato molto tempo l'ultima volta che abbiamo visto una scuderia non altro nella Formula 1. Allora, le cose facili non mi hanno mai tirato. Vivo sfide con queste. Non ci sono solo io. Resistibile. Non mentirò, è stato impegnativo. Sono la punta dell'iceberg. Ho scelto questa strada sapendo ciò che andavo incontro. Ciao Gianmarco! Le cose facili non hanno mai attirato, vivo le sfide. E parliamo del tuo nuovo compagno di scuderia, chiaramente emozionato all'idea di gareggiare con te. Ma dimmi, cosa ne pensi che potrà apportare al team? La sua bravura ovviamente. Ciao 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 amico mio! Meglio in mezzo. È un ottimo pilota, so che è la nostra scuderia. Siamo pronti, credo che sia un buon pilota. Siano nuove nel letto entusiasti e corre con noi. Tanto all'inizio non dovrebbe dare. Allora, il monoposto come per diciamo. Trazione in curva, vai, reparto aerodinamica se ne accorgerà. A volte c'è bisogno di porre maggiore attenzione a alcuni aspetti, il team, carico aerodinamico. No, io vorrei qualcosa per il motore. Motore, telaio. Aver eliminato la stabilità e come riuscirà meglio in momenti cruciali. Abbiamo sviluppato un'auto incredibile e leggera, slanciata. Potenza, potenza. Power engine. Resistenza. Propulsori, vai engine ancora. Allora non mi resta che ringraziarti per il. Dai Baxton, ciao, ciao, ciao. Mamma mia, ragazzi, quanto parlano. Grazie ancora. L'ho apprezzato tanto e grazie anche a voi che ci seguite da casa. A presto. Sono andati tutti, Andrea. Tutti. Sono rimasto solo io, non c'è neanche Carlo, non c'è neanche Zaneboa, non c'è nessuno. Stasera mi hanno abbandonato. Conferenza stampa. Il tempo impiegato dai tuoi collaboratori per aumentare le prestazioni della tua scuderia. Riunione telaio. Francesco, Francesco. Avanziamo. Martedì, ci sono io, grande Andrea, grandissimo, grazie. Allora, a saperlo Andrea che non c'era nessuno, sinceramente potevo fare Gran Turismo, ti dico la verità, che almeno mi davi una mano a fare le cose, però è andata così, cosa ti devo dire? A sto punto sì, potevo fare tranquillamente Gran Turismo. Non posso chiudere la live e andare, perché su computer fai quello che vuoi. Su PlayStation, se chiudo la live e la riapro, mi conta come chiusura e apertura. Già prima mi ha dato un errore per l'online, infatti non faccio più l'online in questo gioco, non lo faccio proprio più. Finché non metteranno a posto non voglio più parlare neanche di online, proprio zero. Allora, quanti punti ho a disposizione? Ok.
Ok, l'ala wing. E quindi non posso chiudere e aprire. Però io non so, sarà sopra in alto quanti punti ho a disposizione, credo, eh. Casur candele, strattori e Q. Punti insufficienti. Ok, ok, ok. Dai, facciamo quella cosa che hai detto, che entri nel party io e te e basta, perché sennò poi è un disastro. Se entrano tutti nel party non ci capiamo più e la live viene uno schifo. E mi spieghi dove sbaglio, tanto tu puoi vedere tranquillamente le cose. Morale basso, eh? Madonna, morale basso, ma nada fangulux. E almeno mi spieghi un po' di cosettine, come prendere quelle curve, se riesco, chiaramente, perché un conto poi se me lo dici, un conto poi farlo, sono due cose diverse. Però ci provo, ci sto provando, e ho fatto ieri sera un oro in un'altra pista, quindi in un altro settore, me ne mancano tre, ma quello iniziale, amico mio, Andrea, è terribile. Hey boss, quello iniziale è qualcosa davvero di incredibile per me. Scelto come ingegnere di gara. Proverò a fare del mio meglio. L'auto è pronta a partire, nuova di fabbrica, quindi potrebbe. Ah, grande. Grazie Andrea, grandissimo. Grande Andrea. Dai, che famo ste belle tre subs che mi servono. Con tre sub andiamo 17. Grande Dran, sarebbe il mio record. Ma no, non c'ho voglia del tutorial, mamma mia. Allora, ricompense. Strategia di gara, vai. Che cosa devo fare? Certo, giro veloce, non c'ho voglia di uscire dai box. Oh, è la mia macchina, eh? La prima volta. Esegui dei giri costanti, ci servono dati concreti per elaborare la strategia di gara. Anche qui voglio imparare, Andrea, a correre senza i... senza i cosi che mi dicono dove frenare e dove la curva e tutto. Cioè, voglio proprio imparare a giocare a Formula 1 senza l'aiuto visuale, capito? Imparare i circuiti e secondo me il modo migliore è questo qui, perché... sì, magari una volta sbaglio, poi pian pianino imparo. Adesso questa qui non me lo ricordavo che era così tosta. Madonna, c'è una zanzara che si sta facendo, sta mangiando vivo. Davvero? Allora, io ti dico che allora online non funziona. Ciao Evil, grandissimo. Evil, non mi ricordavo che eri tu oggi. Infatti ho detto, dai, iscriviti al canale. Allora Evil, qui il problema è grave. A me si inchioda il gioco quando vado online, quindi prima di giocare insieme a sto gioco ne passerà di tempo. Infatti dopo glielo dirò anche a Diego, stasera non è entrato. E ogni volta che provo a fare qualcosa di online su sto gioco è un disastro. Però se vuoi giocare a Gran Turismo o altri giochi non c'è problema, ok Avil? Stavo dicendo all'amico che a me non mi stanca, ti dico la verità, ancora per adesso, insomma, porca loca, perché sto cercando di imparare e vedi anche come... sì, effettivamente... sì, però mi è successo già qua in 4 live e mi ha... purtroppo se succede in live, Avil, il problema è che mi chiude la live, non sono su PC io.
che quindi mi chiude la live sul computer, sulla play, e me ne sbatto, perché comunque va, no? Io sto facendo la carriera. Ma a me, vi dico la verità ragazzi, a me piace, perché è un gioco diverso dal Formula, dal Gran Turismo. Per staccare un po' dal Gran Turismo e poi per staccare un po' da tutte e due, l'assetto corsa è fantastico. E per staccare da tutti e tre, anche il Breakfast. Eh sì, è proprio una cosa diversa, Andrea. Vedi che ti piace un po' di più il Gran Turismo piuttosto... Ah, è Gianmarco, grande, grande, grande amico mio. Pensavo che eri dato a nanna. Sto facendo la prima gara, eh. Ho scelto le cose da apportare, modifiche. E ti dico la verità, Andrea e Evil, e adesso la c'è anche... Oh, cazzarola, ma quanto devo fare, scusami? Ma cos'è che devo fare? Obiettivi 1,40. Quanto ho fatto io? E il fattore qua che non riesco a... a giocarlo senza l'aiuto della linea, quindi voglio imparare a giocare con le linee. In più, eh sì, però vedi Andrea, Gran Turismo è arcade, ok? È simul arcade, forse l'ho ammazzato. Però è divertente, è divertente, comunque riesce a fare dei bei tempi, comunque è graficamente spettacolare, non c'è niente al pari, che poi possono dirmi la pioggia di Forza, ma non prendiamoci per il culo, Forza, Forza è bellissimo, Forza 7, l'8 spaccherà il 7 e gli ha dato paga, quindi è un gioco di 4-5 anni fa. Non si può neanche paragonare. Poi mi dicono la pioggia di Drive Club è più bella. Sì, vabbè, andiamo a prendere allora Formula 1 del 99, che aveva la visuale più bella, cioè. E comunque poi sono punti di vista, perché Drive Club era bellissimo e mi sono veramente divertito a platinarlo, era un gioco pazzesco Drive Club, quindi... Ma io Forza l'ho giocato un po', non mi sembra tutto sto granché, ti dico la verità. Quindi Gran Turismo Forza, io preferisco Gran Turismo. Forza Horizon invece è molto più bello di The Crew. E anche se poi The Crew il secondo l'hanno incasinato con gli elicotteri, con le barche, ha fatto un bordello, infatti non se lo caga nessuno. Il primo invece era tanta roba, mi ricordo quando abbiamo fatto la gara di 4 ore per poter fare un trofeo, era fantastico, The Crew 1. E Forza Horizon è bello, Forza Motorsport Horizon, magari si chiama, però Forza Horizon è bello. Forza Motorsport voglio vedere l'8, tanto è incluso nel pass, quando esce fuori me lo gioco. L'unica cosa è che non funziona il Logitech G923 che ho preso io sulla Xbox, quindi giocarlo da pass sarà una schifezza. No, Villeral è venuto un paio di settimane fa, amico mio, è del gruppo del mitico Diego e Fed, come si chiama? E Avil viene sempre a trovarci. Sì. Perché è 1,40? Scusami. Ah, ma perché io non ho fatto 1,40? Allora io trovo molto incasinato. Sì, sì, mi sa che... Sì, mi sa che quando entrava Evi non entravi tu, Andrea.
Sì, è il mio compagno di scuderia nel gruppo che dovevamo fare le gare al Formula 1. Poi alla fine della fiera, la prima è andata male, che c'erano quelli che buttavano fuori tutto un bordello, però io non potevo, e la seconda adesso non gioco online, quindi non, per adesso no, però possiamo giocare a qualcos'altro insieme, tranne questo gioco online perché è un casino. Ma forse in qualche live, però non infatti, ma sì. Io ragazzi non mi ricordo nulla, quindi. Pensa che gli ho chiesto, Andrea, gli ho chiesto oggi, che mi ha scritto su WhatsApp, Evil, di iscriversi al canale così possiamo giocare insieme. Mi fa guarda che sono Evil. Oh cazzo, ah ok, allora sei già iscritto, bene, dai. Ai ai ai, troppo lento. Oh, eccolo qui, Team Fad. Si parlava di Diego, che è quello che spunta. Ciao Diegino. Allora, ti devo dire una cosa, Diego. Non gioco online. Mi ha dato ancora... Ciao Diego, ciao Mitico. Mi ha dato ancora problemi online. Mi ha chiuso addirittura la live e mi ha inchiodato la play. Quindi... no, non ci siamo. Allora, gestione delle gomme. Non so se sai che... Sai che cane è. Però sono a casa di mio zio e ha un alano. Vabbè, ci immagino. Grande, grande, grande Diego, grandissimo. Sei fuori, mi fai una visita. Grazie, grazie mille, belle. Io faccio ancora una ventina di minuti al massimo, poi stacco, ragazzi. Eh sì, anch'io Diego, anch'io vi abbandono ragazzi, perché uno sono stanchissimo, secondo sono stanchissimo. Questo test è incentrato sulla gestione gomme, prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta. Poi tra l'altro ad abbassare la questa con la macchina scarsa all'inizio non si riescono neanche a fare. Dimmi tutto! Mi ha inchiodato la play, è tre volte che mi inchioda la play sto gioco di merda. Ok, che cosa devo fare qua? Vai! Ok, sfida superata. bella lì Diego. Challenge complete. È stata dura, eh? mamma mia, che stile raga, eh? Non avete mai visto una roba del genere nei canali dei youtuber famosi? Allora io mi sto impuntando, grande, grande, io sto impuntando a voler correre e imparare le piste senza aiuto di corsia, però è un po' così e così, nel senso che... Ma come troppo lento? Ma sta macchina non va, ma prende per il culo. Sta prendendo per il culo sto gioco. Scusate raga. Cioè, vabbè, a parte che sì, ho sbagliato. Ah. Allora, domani facciamo Gran Turismo, amici.
Ciao, ciao. Va bene, grande, grande, grande Diego. Guarda, io alle 11 finisco. Forse anche 10 minuti prima. Sono troppo stanco, ragazzi, e sto caldo davvero non aiuta nessuno, neanche la PlayStation, che l'altro giorno mi si era spenta da sola, ho dovuto pulire fuori da polvere. E vi consiglio a tutti di dargli una pulitina. Allora io mi sto cervellando dal fare, da imparare, però a regola se metto il... Ciao, non filtrato! Grandissimo! Allora, ti dico la verità, con la polvere è andata in ebollizione, tipo che per due volte mi si spegneva. L'ho pulita bene e adesso funziona benissimo, è fredda. Ma vai a cagare, dai! Ma cosa hai combinato? Ma riparte col volante storto! Ma stai scherzando? Dai, lo proviamo. Però il problema, ragazzi, è che quando metto il coso qui su l'aiuto per le curve, dopo io guardo il segnalino e il fa. Metto il segnalino e poi dopo, quando corro senza, mi trovo in difficoltà. Bravo, anch'io l'ho pulita quando avevo cambiato l'hard disk un 7-8 mesi fa, e dopo di quello ho detto vabbè, per un annetto sto a posto, no? Non è che mi metto lì a... Però loro hanno fatto la questione che stoppi le scocche e gli dai la pulita con l'aspiratore, perché hanno fatto proprio quei buchini lì, probabilmente sanno che quando entra la polvere, infatti quei buchini lì erano pieni di polvere nella mia. Lo so Evi. Allora tu calcola che io l'ho pagata, gli ho dato i soldi, perché tanto sapevo che costava 400-500 euro, non di più e non di meno, a febbraio dell'anno che è uscita, e poi la PlayStation è uscita a novembre, mi sembra, no? O sbaglio? Boh, vabbè, comunque tu calcola che l'ho pagata già 6 mesi prima. Gli ho detto al negozietto, dove vado sempre di solito il mio amico, e gli ho detto: ascolta, io ti pago già 6 mesi prima, che non si sa il prezzo, non si sa quando esce, non si sa niente, io te la pago e una deve essere mia. Ne sono arrivate due, ragazzi, ne sono arrivate due, e dopo 3-4 mesi gli è arrivata un'altra, perché è un negozio piccolo, quindi non aveva tantissima disponibilità, e sono riuscito a avere la mia PlayStation 5. Sinceramente sono stato fortunato, ma mi sono mosso prima. C'era addirittura nei gruppi Facebook la gente che diceva: ma sì, ma cosa fate, tanto ci sarà sullo scaffale. Esatto, oppure quei bundle di notte, esatto, col pad. Ho fatto bene. Io l'ho presa così, ragazzi, perché sapevo già che c'erano... Allora, calcolate che io gliel'ho detto a febbraio, e verso agosto così era già tipo 15 o 16 PlayStation prenotate con l'acconto, ce l'aveva già. Quindi figurati se andavo, non so, a settembre lì bello fresco, sì dai ne voglio una, ero il 16esimo. Invece no, ho voluto proprio... E anche la Xbox Series X ho fatto così, comunque ce l'ho avuta dal day one, e ho fatto la stessa roba mesi prima. Allora vedete, quando vado con questo vado bene, ok? Però è un po' un correre con l'aiuto essenziale del vedi, premi quando ti dice il rosso, un po' troppo aiuto, capito raga? Grande uomo tigre! Caspita, io prima si è chiusa la live, pensavo che non entravi più, amico mio! Grande uomo tigre! Allora, uomo tigre, è successo un bordello, nel senso che non posso più giocare online con sto gioco.
ogni volta che gioco online mi fa bordelli, o si blocca la console, o mi fa l'errore quello lì che manda. Io vado con la linea così. Vai che esci, te ne vai, o vai con la linea così, nel senso che... Ah, così come io. Ah, ok, ok, scusa, l'ho capito adesso, scusami. sì, mi ho filtrato, capito. Avevo capito un'altra cosa, che andavi via con la linea, boh, da chi cazzo devi andare sopra con la linea? Vai la linea del tram, boh, che ne so io. sì, anch'io gioco così con la linea, perché sinceramente non mi ricordo tutti i tracciati e la linea ti serve per... alla fine della fiera per andare forte e ti dà una mano. Esatto, uomo tigre, infatti sono venuto nella tua live, ti ho visto. Però io volevo, allora, in Gran Turismo non ce li ho gli aiuti, zero, a parte il controllo trazione sull'uno, perché sennò no. Esatto, anche a me piace così, uomo tigre, imparare. Poi calcola, uomo tigre, che io faccio le... quando c'è le gare della Formula 1. Ciao Avil, grandissimo, dai, ci vediamo domani sera a Gran Turismo. Domani sera a Gran Turismo, amico mio. Buonanotte Avil. Anch'io adesso lo stacco tra poco, E uomo tigre, l'accento. Oh my god! L'accento. Dove vuol dire l'accento? 100 mega. Ah sì, è vero, scusa, stavo dicendo quello. Hai ragione Gianmarco. E quando faccio la gara al 100% non li uso, no? Quindi, allora, adesso per dire li ho messo per fare il tempo, però poi cosa succede? Che quando vado a fare le gare non li metto e mi trovo in difficoltà. Invece io vorrei proprio toglierlo, anzi, sai cosa vi dico, adesso lo vado a togliere. E... Posso passare? Sì. Saluto a tutti. Ciao, mi dici, io vado a dormire. E Carla non è venuta, stasera è una serata che non c'è venuto nessuno. Ma no! Cos'è successo? Dimmi, Madonna, ma cosa stai dicendo, uomo tigre? Ma non dire stronzate! Ma che porto sfiga! Dai, ho portato fortuna stavolta alle Leclerc, io sono arrivato quarto. Dai! Io porto fortuna! Sono quelle cavolo di macchine che le fanno, se mi davano i pezzi da fare a me, i raccordi, glieli facevo io i raccordi che non si spaccavano. Invece faranno i raccordi, non so, in Romania, cazzo, vanno a fare i pezzi per risparmiarlo a Ferrari. Devono darli a me i pezzi, li faccio io i raccordi, vedi che non esplodono. Li faccio d'acciaio inossidabile, belli stagni, non quelle leghe del cavolo lì che poi saltano per aria e si spaccano i motori. Ok, vedi, già... togliendo il coso comincio già ad andare fuori. Ciao amici e amiche, perché voglio prendere i riferimenti. Allora, adesso quando devo frenare 50, ok, ciao amici e amiche, come state? Formula 2, no, dovrebbe essere la 1. Ah, dici che Perez, Leclerc, no, è Formula 1. Ma mi ha fatto fare il campionato costruttori Gianmarco prima. Campionato piloti sono in Formula 2. Ciao amici e amiche, come state? Porca loca. Ciao uomo tigre, domani sera porto Gran Turismo 7 alle 21. Ciao bello, dai, ci vediamo domani sera, ciao mitico. Grazie di essere passato, grandissimo. Grande Loki! Hai visto che ho messo sul gruppo Loki? Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Primo? Ma primo che cosa? Di niente, grande uomo tigre! Grandissimo, grandissimo.
quando poi vengo a vedere le cose online, una roba in altra, se sei dentro ti vengo a vedere sempre. Ciao, grandissimo. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ah, è finito. Ho capito perché è finito. È finito il tempo delle prove. Buonanotte. Stavo vomitando. Buonanotte, uomo tigre. Ciao bello, buonanotte. Mitico. Marco Dranz primo. Sti cazzi. Con una macchina de merda. Grande Dranz. Oh, Sir Luke. Sir, grandissimo. Mi ha fatto un ride con 4. Ciao, grazie, bello, grandissimo. Ho visto adesso, Sir. Grandissimo, grazie, sempre gentilissimo. Ah, un caldo, sì, anch'io quando poi ci sono vengo sempre a trovarti, amico mio, eh. Come stai, tutto bene? Allora, spero tutto bene, amico mio, eh. Fa un mega caldo, sì, un mega caldoschi da paura, eh. Oh, bene, sono contento. Oggi giornata di prove a Dragon Trail, fico. Dragon mi piace un botto. Oh, sono stati completati, grande Drums. Dragon Trail, amico mio, mi piace veramente tanto, eh. Allora, questo dovrebbe essere la campagna di Formula 1 proprio. No, scusami, scusami, Sir, sono fuori come un scimmione. No, questo è la Formula 1, non è la Formula 2. Sì, la Formula 1. 146774, dove? Devo prenderlo anch'io. Allora, ti dico la verità. Andrea e anche Evil hanno detto che dopo un po' si stancano. Io facendo le gare al 100% la domenica e Dragon, sì, no, infatti avevo capito che quel tempo lì era e stavi parlando di Gran Turismo. Come si dice? Allora, io mi diverto perché voglio imparare a giocare a sto gioco. E quindi ci sto mettendo un po', capito? A imparare a capire le piste, a fare ste cose. Mi prende perché sto cercando di imparare, sto cercando di fare le cose fatte bene, di correre pulito, di fare l'online, che però l'online, come tutti i giochi, l'online fa schifo alla base, sia pure appassionato. Se sei appassionato di più di Formula 1, tipo Andrea è molto appassionato di gare di macchine, la sua BMW preferita e tante altre cose, quindi penso che sia già partito col piede, no Andrea? Dimmi se non sbaglio, sei già partito col piede da dire tipo sì, ok, però mi piace di più andare con la BMW, ecco. Invece io sono partito con io ne sto poco, non seguivo la Formula, vedi, esatto, quindi diciamo l'hai preso sull'onda, dai, giochiamo insieme, o comunque vabbè, mi faccio una partitina a un gioco diverso da Gran Turismo per cambiare un po' e queste cose qui. Quindi sì, penso proprio che sia quello. Invece a me piace. Esatto, Andrea, proprio per quello. Dopo ti ho detto dell'assetto corsa, credo che te l'abbia detto io, se non te l'ho detto io chiedo scusa, che era dentro nel pass, quindi te lo sei scaricato e hai visto che è un altro giocone da panico. Allora, io sinceramente, ragazzi, perché non voglio fare delle qualifiche de merda, userei anche l'aiutino, solo che cambia il modo di guidare. Sì, di brutto. Io la prima sera mi sono anche arrabbiato, i primi due giorni, Sir, perché non riuscivo praticamente a stare in strada e non volevo prendere lo perdere. Allora, ah, ok, l'avevi comprato già. Scusa, allora, era un altro ragazzo che ho detto di. Io l'avevo comprato al day one anch'io. E poi mi ha fatto scaricare la versione PS5 gratuita. Sì. Mi confondo, ragazzi, scusate. E come si dice? Sì. È molto diverso, Sir. Quindi hai un po' quella cosa di. Ma porca loca, ma che cazzo sto combinando? Vedi anche qua non riesco a.
a capire i tatti. Allora, impostazioni, aiuti. Come vedi ho tolto tutto tranne il controllo di trazione, che è una cosa veramente impressionante sto gioco. Sir, è una cosa impressionante il controllo di trazione, perché se lo metti anche a medio è una cosa che quando acceleri anche a metà ti si gira la macchina, quindi è una cosa che veramente è noiosa. Io l'unica cosa ho tenuto quello lì e adesso questo, perché vorrei fare una buona pole, e visto che ancora non so tutte le piste e dove frenare, tutti i vari cosi. Sì, sì, sì. Allora, io ragazzi andavo a vedere sia la Formula 1 qui a Monza che anche la MotoGP, quindi non sono fatto cose pazze tipo andare 4 giorni per vedere la Superbike o la MotoGP o la Formula 1 lontano, non ci ho mai avuto tempo perché suonavo io una volta. Io sono di Varese, vicino a Malpensa, dai, tanto per dire così. Quando andate a prendere l'aeroporto, un volo, un aereo all'aeroporto di Malpensa, io vi vedo, perché sta pista di merda è proprio sopra casa mia. Cornaredo è Milano, provincia. Cornaredo dov'è? Vicino Ropero? Cornaredo, l'ho già sentito, Ro. Ah ok, infatti, la mia sorella ha vissuto Ro per 15 anni. Sì, 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 ci passavo a Cornaredo. È solo che così, infatti, visto che ti ho detto Ropero, settimo milanese. Sì, 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 beh, non siamo distanti. Allora, io, Sir, al sabato del Games Week, che sai benissimo che è la fiera di Ropero. Beh, è giusto che farmino pure dietro a casa tua, mica solo a casa di Andrea, che è lui in Sardegna, e dice sempre che mi fa ridere che farmo quando mi metto a farmare. No, la Games Week c'è a novembre. Per ora vi saluto, ma vi ricordo. La Games Week è la fiera, quella al Ropero dei videogiochi. La fanno a novembre, mi sembra. Adesso se vuoi ti dico anche quando. Aspetta. Al sabato vado giù e porterò gli adesivi da mettere sulla maglietta. Ah ok. No, infatti. Mi sembrava che tu, che sei di Ro, non conoscevi la Games Week che fanno proprio qua. E andrò giù al sabato, starò giù tutto il giorno, quindi tutti gli amici di Twitch che vogliono vedermi live, e poi porterò anche gli adesivi se me li fanno far portare dentro, perché non lo so sinceramente. Sì. Infatti chiaramente siamo da tutta Italia, chiaramente uno di Catania deve prendere l'aereo e anche magari l'hotel, magari economicamente o per lo sbatti o per tutto non verranno tutti i nostri amici, però quelli magari vicino, speriamo che ci vediamo, insomma facciamo un bel raduno lì, che siamo tutti in un bel posto dove a tutti noi piace, che sono una fiera di videogiochi. E ci conosciamo live e facciamo un po' di pubblicità anche ai nostri canali YouTube, soprattutto al mio, che cazzo. Oh no, sì, è partito i 5 giri del Gran Premio del Bahrain. Porca loca, ciao amore mio. Ciao Bragali, mia moglie, ragazzi, è la mitica Bragali, che non è venuta di fianco a me stasera, amore mio. C'è Sir, amore, mi ha fatto un ride che l'ho visto proprio l'ultimo, l'ho salutato mentre mi ha salutato anche lui, quindi ho visto il ride e ho visto lui. Grande Sir, grandissimo, grazie. Sì, sì, mia moglie è Carla, ma vieni qua a farti vedere, mio amor, perché mia moglie è in camera, quindi con Leo, con mio figlio che c'era qua prima. Adesso vediamo se viene, magari si sta facendo i capelli o le cose da donna qui, che mamma mia. Sto consumando centinaia di migliaia di euro in fono. Infatti prima quando andavamo in palestra sempre, ragazzi, tutti i giorni, però non facevo le live tutti i giorni, c'erano le bollette più leggere. Quelle delle palestre magari era un po' più salata, ma la mia no, di casa. Invece adesso che non andiamo più in palestra, per problematiche di lavoro, di tante cose. Dai, ha detto che siete simpaticissimi. Oh, guarda mio amore.
Ieri la Carla, hai letto cosa ha detto? Vieni mio amore, vieni un attimino, tanto adesso stacchiamo poi. Faccio la gara, poi andiamo nana. Ieri Carla, che è anche la sua donna, la sua fidanzata, no? Ha detto ieri Carla, oh mia amore, stavi cadendo. Mi hai pestato il piede però, mi hai fatto malissimo, hai pestato tutto, mo, fai un casino. Lei ha detto, ieri la mia Carla stava ridendo per il saluto, ha detto che siete simpatici. Ah, grandissimo. Salutacela, salutacela sempre. Giusto, grande. Sì. Grande Andrea, grande Carla. Grande. Le Carle sono grandi, eh. Cosa? Non c'è nessuno, mio amore. Ci hanno abbandonati. C'è l'amico Andrea, c'è Sir. C'era Loki prima, ma ci ha abbandonato anche lui. Stasera è una serata di abbandono. Avete abbandonato Marco Dras. Marco Dras poteva morire e nessuno l'aveva visto. Oh no, sì, potevo morire e nessuno mi aveva visto. Vabbè, se muoio in live. No, no, c'è, è qui. Ho condiviso tutto, come non sapevano. Lord è stanco. Shard è andato a mangiare con i suoi amigos. Andrea è qui, il grandissimo Andrea. Però domani, mi sa che è domani. Sì, sempre un bel numero su di Andrea, mica tanto, eh. Ieri pomeriggio sono entrate 270 persone su Formula 1, no, non mica tanto. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Contemporanei sono sempre sulla ventina, più di ventina non ce la faccio ancora a sbarcare, però diciamo che è il gioco che mi porta più visualizzazioni da offline e persone non contemporanee, a parte Warzone che ne ho avuto 500 e passa. È stato forse 45 su Warzone, no, Warzone 500 contemporanee, cazzo dico, 350, sì. Vabbè, non me lo ricordo. E Gran Turismo va bene, non ha tanti follower come gioco, sì, è vero, hai ragione. Formula 1 ne ha molti di più. Allora, su Warzone, sì, esatto, sì. Allora, tu calcola su Warzone, io mi appoggio sempre ormai al mio amico, al mio grandissimo amico Maurizio e al figlio che si chiama Morris, che è bravissimo ragazzi, è forse uno dei migliori giocatori che ho giocato nella mia vita a Call of Duty. E chiaramente però con noi ci rilassa, ma quando va... Quello a fare i tornei ragazzi non ce n'è per nessuno, ne ha già fatto uno, li ha stracciati solo lui, e quindi mi affianco a lui quando vado su Warzone, è bravissimo. Su altri giochini mi affianco al mio amico zio Mario XD, che facciamo delle belle live insieme, però lui è uno chef, quindi non c'è mai. La mitica Sir che non mi ricordo più, la Kimberly, che giochiamo a Fall Guys e ci divertiamo perché ci si diverte. Poi c'è zio Mario TV, che facciamo anche Warzone con lui e altri giochi, anche Fall Guys. Poi c'è Willis, però dovevamo fare qualcosa e non abbiamo fatto niente. C'era la mitica che non mi ricordo neanche più come si chiama, dovevamo fare una live invece non abbiamo combinato nulla, quindi insomma io cerco di muovermi il più possibile, però è difficile ragazzi, perché certi giochi riesco anche a divertirmi di più, a riuscire a leggere le vostre chat e interagire. Questo per dire, sono molto attento quando mi scrivete, faccio un po' fatica a vedere, rispondo magari non... il Gran Turismo è proprio quello che mi diverto di più di tutti, perché mi diverto il gioco, mi piace, non mi fa arrabbiare, riesco a leggervi sempre e veramente a me piace tantissimo, più di tantissimi altri giochi che ho fatto. Li ho compro tutti al day one e ce li ho tutti, quindi
ho un'ampia esperienza di videogiochi, anche se poi il videogioco è di ognuno, è personale, quindi quello che piace a me non può piacere a voi o il contrario. Il problema delle avventure, amico mio, è che io ho provato a portare Horizon Zero Dawn, che è un gioco fantastico, e non lo caga nessuno. Ho provato a portare, non mi ricordo più qual era l'altro gioco, non se lo cagava nessuno. Nel senso, ho portato Elden Ring e ci avevo zero spettatori, cioè non sono giochi che probabilmente i nostri amici e la mia fanbase piace, quindi quando GTA l'ho portato, è andato abbastanza bene, niente di che sia. Però GTA credo che bisogna anche GTA Roll. Ma cos'è GTA Roll? Però da PC. Allora no, allora io ho PlayStation 5 e Xbox Series X, Sir. PC non ce l'ho. Non ce l'ho perché io ero un giocatore PC e mi sono talmente rotto le scatole un sacco di anni fa a cambiare continuamente le periferiche, andavo a comprare i giochi e arrivavo a casa per giocarci e ero deluso dal mio cazzo di computer che dovevo cambiare la scheda video ogni volta che abbastanza... Adesso chiaramente le schede video si cambiano dopo due, tre anni. Voce per il roller play, non so che cos'è. Se mi spiegate cos'è il roller play vi ringrazio. Minga, dicono che c'è una bella voce per il roller play, andiamo subito, spacchiamo. Non so che cos'è, Sir. Se ve lo spiegate ragazzi, visto che voi due lo sapete, io no, io non so mai un cacchio. Cominciamo a capire che di queste cose qua ne so ben poco. Io gioco. Gioco di roller, sono molto più bella per il è il gioco che va di più al mondo, la madonna, roller? Play. Vedete come? Splendida, hai vinto la gara. Interpretazione dei ruoli consiste nella simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti adottati in generale nella vita reale. I ruoli sono assunti da due o più. Una vittoria combattuta, quella di oggi. Vinto! È figo, dai, mi formo un attimo, vediamo un attimo cosa. Se è da PC, sarà partiamo già malissimo. Oggi ha vinto Alveiac. Che cos'è che è? La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Però è da PC. Direi che il passo è stato breve. Mio cugino un è stato un gran premio personaggio. Con un finale mozzafiato. Mio cugino fa posso giochi di ruolo. War Thunder, tutti quelli. Si è preso il PC, è stato due settimane fa qui a casa sua, davanti a casa mia, a vedere la 3090, 1500 euro di scheda, è qualcosa di assurdo, assurdo ragazzi, ma è una scheda che è grande come il PC, ma mette le persone, son reali, la polizia, la mafia, la madonna, devo andare a vederlo, non sapevo neanche che esisteva sto al meccanico, dico, allora adesso vado a vederlo, Sin, come si chiama il gioco? Madonna, ma fa le voci lui? Com'è che si chiama il gioco? Oh cazzo! Minchia, proprio stasera è zero cagare Marco Dram. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. Dopo questa giornata incredibile. Allora, si chiama il migliore in pista per te. Direi Agostini. Oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. E passiamo ai costruttori. No, sono 500 per 600 persone in una dopo città. Un weekend del genere, mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo. Devo andare a vederlo. Guarda Alveiak. Ma su YouTube? Alveiak. Oi mamma. Dai, per piacere. No. Sono d'accordo Andrea, no Twitch. Alveiak su Twitch. Fai vedere. Ciao Gianmarco, vinto! La prima gara di scuderia! Allora, Alveiak. Alveiak.
Alveiak. Alveiak, è in live. 196 spettatori. Grand Theft Auto 5. Ok, dai, adesso me lo vado a vedere. Ah, lui usa GTA e fa finta e fanno ognuno una persona diversa, però da PC, con GTA 5. Allora, GTA l'ho portato. Diciamo che bisognerebbe trovare un gruppo di amici. Ah, sì, ho capito cosa intendi. E lui fa un personaggio, ogni volta fa un personaggio diverso, facendo la voce, facendo tutte le cose. Ci sta. Allora, scegli drift, salta, come oh? Velocità media. Ma bisogna davvero fare sta roba? Ciao Andrea! Vedo se puoi aiutare. Notte anche a Carla. Ciao. Carla è già andata e oggi stasera è una serata che mi abbandonano tutti, raga. Bene. Dai. Adesso me lo vado a vedere. Ma cos'è? Perché fa così il joystick? Va! Cioè, ma che cazzo fa il joystick? Non si può correre con il volante? Sì, dopo gli do un occhio, Ma no! Ma che è fallito? Ma affanculo! Dai, riparti sta merda. Riavvia sessione. Cioè, se uso il joystick, il volante va tutto insieme. Vabbè. Dopo lo vedo. Dai. Certo che la supercar qua fa veramente schifo, raga. Madonna. 154, quindi sono oro. Vabbè, ci sta. Bisogna sperimentare un po', ragazzi. Io faccio quello che mi piace e tanti altri giochi che mi piacciono li porto su YouTube per non fare live che non c'è dentro nessuno, perché alla fine della fiera mi dispiace rovinare tutte le medie che non servono un cazzo, però rovinarle così per niente. Ma io dovrei essere sull'oro, scusami, 3 volte lo stesso devo farlo. Vabbè. Fatto meglio? Vediamo. Oro McLaren 720S. Beh, ci sta. Dai ragazzi, sono le 11 rotti. Io vi ringrazio tantissimo. Ciao, grazie Sir del ride, grandissimo. Avanza 157 oro. Grande Drums. 157 addirittura, l'ultima. Grandissimo. Ciao Sir, grazie di tutto, davvero. Dai amico mio, se non c'è un cazzo da fare domani sera ci vediamo, eh? Ci vediamo domani sera quando vuoi, alle 21 sai che io ci sono. Grandissimo, grazie mille, eh? No, non devo andare weekend di gara, ma che cosa ho combinato? Adesso voglio andare a letto. Ciao Sir, grazie mille. Ciao Sir Luca, grande, grandissimo. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo tutti la... No, voglio andare a letto, Sir, non ce la faccio più. Va bene. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando di seguirmi sul canale YouTube, sul canale Twitch, Facebook, Instagram, TikTok, WeChat, Discord, Pinterest, tutto quello che è, Marco Drums Games. Ci vediamo domani sera, ore 21, GT7. Ciao, grazie a tutti, grazie a Sir, grazie a tutti quelli che sono stati in live con me. Ciao, buonanotte.